Cari viaggiatori, ciao e benvenuti. Oggi vi porto con me in Trentino Alto Adige, in un tour entusiasmante tra la cultura, la natura, ma anche un pizzico di divertimento. Buongiorno, ore 12:57 e inizia il nostro viaggio a Bolzano, prima tappa della nostra via, nella nostra route verso le Dolomiti, e qua siamo nella piccolo paesino di Bolzano, centro storico. Centro storico molto bellino. Adesso esploriamo un po' la città e vediamo un po' cosa ci riservano le vie di Bolzano e di questa piccola cittadina che ha più o meno 52 km quadrati di estensione e una 50.000-60.000 abitanti, quindi è più o meno una città come Empoli a livello proprio di estensione, molto ben diversa rispetto alle città a cui siamo abituati noi magari in Toscana o comunque nelle zone italiane. Si respira e si vede bene un'aria molto tedesca. Passeggiamo per le stradine di Bolzano e è molto 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 bello. Io c'ero stato un po' di tempo fa a Natale e però non l'ho mai vista di giorno. Eccoci qua, siamo dentro il mercatino di Bolzano, che è una delle caratteristiche e specialità tipiche di questo paese, di questo borgo. Vediamo che ci sono i formaggi, salumi, prodotti, insomma i wurstel soprattutto, ma anche altri tipologie di prodotti, con la frutta, frutta sottovuoto, in particolar modo poi vino, birra a volontà, e è uno sicuramente delle attrazioni più tipiche di questo paese. Consigliato, molto consigliato. Eccoci qua seduti, siamo praticamente arrivati alla fine della nostra visita a Bolzano e con questo bello sfondo ora ci accingiamo a prendere l'auto in direzione dell'hotel, quindi andremo verso le montagne e da lì inizierà poi questo nostro percorso nella valle delle Dolomiti, insomma. Ecco, quindi finito Bolzano, città molto bellina, è piaciuta e ci sta, carina. Buongiorno, giorno numero 2. Oggi siamo a San Candido con questa bellissima veduta sulle Dolomiti e inizia il nostro percorso verso Lienz, percorso in bicicletta, e sarà una bella esperienza secondo me e ci divertiremo molto. Percorso in bici, sono circa 45 km che ci porteranno da qua da San Candido fino appunto a Lienz in Austria, e varcheremo praticamente tutto il confine austriaco e arriveremo appunto a Lienz, dove là poi prenderemo il trenino e torneremo di nuovo qua a San Candido. Ci siamo in bici, direzione Lienz, partenza da San Candido, e eccoci qua, la comitiva è partita. Thank you.
35 km praticamente in bicicletta e siamo arrivati nel centro di questa piccola città, molto bella. Questa è la piazza appunto di Lienz. Ci sono insomma tutte queste casine molto stile tedesco, infatti si vede il colore, colori molto particolari, anche la costruzione è anche molto particolare, perché ci sono questi tetti molto diversi sicuramente rispetto a quelli nostri, che dovrebbe essere il municipio della città. E questa diciamo è la piazza principale, no? Diciamo un paesino molto piccolino, turistico, infatti ci sono molti italiani che sono la maggior parte quelli che effettivamente hanno fatto la tratta praticamente San Candido-Lienz in bicicletta e quindi si ritrovano qui, vengono qui, mangiano qualcosa, bevono qualcosa e poi come penso faremo noi e poi appunto prenderemo il treno per tornare di nuovo a San Candido dove appunto poi da lì faremo altre attività. Giorno numero 3, stamani tempo un po' nuvoloso, ma oggi siamo qua. Stupenda cascate di Esser, siamo ad Anterselva di Mezzo e la direzione percorso che ci porterà a visitare le nuove cascate.
verso la cascata su una strada che non è tanto comoda perché ci sono sassi e tutto, però wow, cavolo, siamo praticamente sotto la cascata adesso, letteralmente sotto la cascata, pazzesco. Dopo 40 minuti di camminata dalla cascata che vi ho fatto vedere prima, quindi la cascata appunto di Classe, arriviamo ora ad una nuova cascata. Questa è la cascata Klambach, come sentite dal rumore, la cascata qui appunto alle mie spalle, una delle cascate sicuramente più belle che ci sono qua nelle Dolomiti, nella Valpusteria, rinominata soprattutto perché è una cascata che dà sulla valle qui adiacente, che ora vi faccio vedere. C'è un punto di vista panoramico pazzesco, con terrazzino tutto in legno molto figo che dà appunto sulla cascata, e poi appunto la cascata che scende verso valle, verso il lago che è appunto proprio alla valle qua sotto. Beh, penso ci sia effettivamente molto poco da dire, se non che è una cosa veramente bellissima, e questo ci fa veramente capire quanto la natura sia straordinaria, no? Nel creare delle cose così meravigliose che noi non possiamo far altro che talvolta, no? Metterci qua, ammirarle, osservarle, guardarle, stare semplicemente in silenzio, perché talvolta ci aiutano a pensare, a riflettere quanto bello sia veramente il mondo e quanto sia bello veramente quello che la natura ci regala. Dopo la visita alle cascate siamo arrivati qua, lago di Anterselva, come si vede, lago naturale, tra queste valle, insomma tra queste valle, tra queste vallate delle Dolomiti, un lago appunto naturale, qui è possibile fare appunto il giro intorno al lago, stiamo facendo noi, e su appunto un sentiero, giro che durerà all'incirca più o meno un'oretta, e in mezzo appunto alla natura, ai boschi, alla foresta. Giorno numero 4, oggi siamo a Cortina d'Ampezzo, una delle località turistiche sicuramente più gettonate, più conosciute sia in inverno che in estate, è meta di molti alpinisti, turisti e sciisti, e ovviamente è una delle mete sicuramente più prestigiose, caratterizzata per la maggior parte da ovviamente locali e luoghi il cui costo è anche molto sproporzionato e spropositato, come ad esempio i vari Louis Vuitton, i vari Swarovski e Hugo Boss e altre cose, però ecco, è comunque una piccola cittadina caratterizzata da queste, come vediamo, casettine in stile di montagna, e è piccola, quindi non c'è niente a vedere se non un corso dove appunto dove ci sono queste case, ci sono questi negozi, per arrivare poi appunto alla chiesa. Sicuramente una delle, diciamo, attrazioni più importanti ci sono, e oltre appunto a questi scorci sulle vallate e appunto a queste case dicevo, oltre a queste case appunto, come si vede, in questo stile di montagna, tutte casettine di legno con appunto questi balconi floreali e fiorati, insomma.
che almeno in stagione estiva, poi in stagione invernale credo molto probabilmente non ci siano, e ci sono molte più attrazioni magari di montagna, e probabilmente, anzi quasi sicuramente qua ci sarà la neve, mentre ora invece fa anche molto caldo, dire la verità, che sono circa 25 gradi, quindi, e sono l'11 di mattina, quindi è calduccio. Qua, con questo sfondo vi dico che dopo circa 2 ore di camminata, appunto dal parcheggio in basso, dal lago di Sorapis, siamo arrivati in questo splendido panorama che è quello del lago di Sorapis, pazzesco. Questo è il lago di Sopris, è veramente pazzesco con questo colore azzurro qui sullo sfondo, è veramente un lago incredibile. Wow, è un casino arrivarci perché ci vogliono praticamente 2 ore e mezzo di camminata, tutta praticamente lungo il corso della montagna, è quasi più o meno, però cavolo, dopo 2 ore e mezzo si arriva qua e la vista ne vale veramente la pena ed è veramente incredibile. E lo consiglio, quindi, per chi volesse appunto venire a fare un giro in montagna, lo consiglio veramente. È logico, dovete mettervi di buona testa e di che volete camminare, perché qui c'è da camminare tanto, è faticoso e di certo non è per chi magari non ha voglia di camminare. Il percorso non è impossibile perché c'erano addirittura bambini, quindi è un percorso molto semplice. Però ecco, bisogna aver passione più che altro per godersi questo spettacolo, perché è veramente bellissimo e lo consiglio a chi veramente è appassionato e gli piace la montagna. Stamani buongiorno abbastanza di merda, perché siamo qua al lago di Braies, tempo nuvoloso, brutto tempo, speriamo non piova ma dubito. Andiamo a visitare questo lago, un lago diventato praticamente famoso perché ci hanno registrato una serie sulla Rai, Un Passo dal Cielo, mi suggeriscono, e basta, perché poi è un lago praticamente come tutti gli altri, ci dovrebbe essere un percorso appunto da fare attorno al lago e niente, speriamo più che altro sia una giornata, almeno se è così nuvolosa, che rimanga così e che non piova, perché potrebbe essere insomma un bel problema, perché muoversi dall'acqua non è sicuramente la miglior cosa possibile, quindi vedremo. Eccoci qua, arrivati al lago di Braies, come vedete alle mie spalle questo è il lago. Vi dirò la verità, è un lago, non mi piace tantissimo, preferivo il lago, quello di Sopris, dove siamo andati appunto qualche giorno fa, dopo aver fatto quella scalata praticamente sulla montagna. Non mi piace tantissimo, anche perché è molto piccolo e soprattutto è in secca. Infatti qui dove sono adesso, prima c'era il lago, adesso invece è molto molto più rinsecchito e non mi ha lasciato magari stupito come quello della volta. Quindi ho detto sì, è un lago che ahimè, vabbè, ci sta. Oh, tanto, ecco, poi magari facendo un giro mi potrà piacere, ma per ora nulla di che. Però certo è un luogo turistico per eccellenza, sì, che lo consiglio comunque di visitarlo e di venirci, perché comunque merita, non è che è brutto, però ecco, rispetto magari all'altro è piaciuto di più. Unica attrazione di questo lago è il classico giro in canoa, qua abbiamo il rematore che ci sta bagnando con i suoi remi. E questo è appunto la vista sul lago con le montagne.
siamo lungo appunto il lago, percorso lungo lago, come si vede qua appunto alle mie spalle. Qua c'è il lago, è tutto un percorso che appunto costeggia al lago, è un percorso molto semplice sulla scalinata. Qua c'è il lago, il tempo è brutto e sta cominciando a piovere, quindi meglio se andiamo. Concludiamo il giro e poi vediamo dove poter andare oggi. Buongiorno, oggi siamo a Bressanone, e è una bella giornata, però ha dato pioggia, quindi siamo venuti a fare un giro appunto fra i vari paesini, giusto perché andare a scalare una montagna, no vabbè, comunque andare ad esempio alle Tre Cime di Lavaredo, che era una delle mete ovviamente che consiglio in assoluto, era praticamente impossibile, perché dovrebbe piovere, quindi sotto la pioggia è veramente rischioso. Però siamo a Bressanone, è un paesino nella provincia di Bolzano, e qui siamo nella piazza principale, molto carina, con la chiesa alle mie spalle, qua c'è la piazza tipica dove fanno d'inverno i mercatini di Natale. Che è quello che ho fatto vedere prima, dove fanno i mercatini di Natale, è interessante solo per quello. Arriviamo praticamente qui a Hofburg, che è il castello di Bressanone. Il biglietto costa 10 euro, la visita comprende appunto la visita al castello più eventualmente la visita ai vari giardini che ci sono interni, eccetera, tra storia, arte. Comunque è uno sicuramente dei luoghi più interessanti da vedere e da considerare qua a Bressanone. Dopo Bressanone siamo arrivati qua, in mezzo alla natura, uno spettacolo, cascate di riva, sono 3 cascate, e qua alle mie spalle c'è la prima e poi saliamo e andiamo a fare la seconda. Qua c'è appunto la zipline, dalla quale poi si può scendere partendo praticamente dall'alto, quindi dall'ultima cascata si scende per arrivare alla prima. Qui c'è la prima cascata e... Dopo la prima cascata arriviamo ora a quella che è la seconda cascata di riva, scendiamo da queste scalette per arrivare alla seconda cascata. Ecco qui la seconda cascata di riva. Si vede qua dall'acqua che sta cadendo, spero si senta più che altro perché c'è un casino enorme. Siamo alla terza cascata di riva, forse la più bella di tutte.
giorno numero 7, oggi ultimo giorno, siamo a Trento e alle mie spalle c'è la piazza del Duomo con il Duomo, direzione casa, stiamo appunto tornando, c'è un traffico enorme, pazzesco, gente in quantità enorme, però comunque dai, siamo arrivati alla fine, è stata una bella vacanza, ci siamo divertiti. E consiglio a tutti di venire, soprattutto qua nella zona del Tirolo e sul Tirolo e appunto Alto Adige.